Benvenute dolcezze tutte sul mio canale. Allora, faccio un video brevissimo perché sono assolutamente curiosa di scoprire questa creazione in resina. Allora, questa creazione in resina l'ho fatta con la tecnica Petri Dish. Questo è uno stampo che è appena arrivato, è lucido, l'interno è lucido, l'ho comprato su Amazon ed è costato 79 centesimi. L'ho preso appunto per sperimentare questa tecnica della Petri Dish che avevo già fatto altre volte. Scusate il campanello. Allora, io sono curiosissima assolutamente di scoprire questa creazione che ho fatto appunto con gli alcol, cioè gli inchiostri d'alcol, scusate, e il bianco fatto da me. E quindi sono appunto curiosa di capire se con uno stampo adeguato con un'altezza adeguata di resina e utilizzando il bianco realizzato da me con gli inchiostri ad alcol, l'effetto Petri Dish possa uscire. Allora, devo dire subito che dal dietro è bello, però c'è troppo blu e non riesco a capire il perché sia così scura. Vediamo però, appunto, scoprendola, qual è il risultato. Andiamo. Io non sono molto ottimista, comunque vediamo. Allora, asciutta e asciutta, io l'ho fatta ieri sera alle 8 circa. Allora, questo è l'effetto dietro. E potrebbe anche essere carino. Vediamo, 1, 2 e 3. Oddio. Adesso attraverso la fotocamera non riesco a capire se è un effetto che mi piace oppure no. Tra l'altro non me la mette nemmeno a fuoco. Scusate, eh. Collaboro un pochettino, grazie. Ce la facciamo? Su un quarto d'ora per mettere a fuoco. Allora. I colori sono scuri. L'effetto della Petri Dish potrebbe anche essere uscito, anche se, vedete, è molto basso. Cioè c'è, ma è basso. Io non riesco a capire se il bianco quindi è troppo poco. È molto scuro, cioè i colori sono belli ma sono molto scuri. Io non riesco a capire, me la vedete? Non sono molto soddisfatta. Pensavo meglio. Voglio provare a farlo utilizzando un solo colore, non tutti e tre. Vedere cosa ne esce. Dobbiamo riprovarci, ragazzi. Dobbiamo riprovarci. E vabbè. Ci riproveremo allora. Non demordo perché comunque a me piace un sacco sperimentare, quindi per me il problema non sussiste. Va bene, dai. Allora, sicuramente domani riuscirò a caricare un video di acquisti. Quasi sicuramente non do per scontato però. E niente, ci riproverò. Voi ditemi che cosa ne pensate. E niente, pensavo meglio però, vabbè. Magari riesco a farci qualcosa di carino. Che depressione, vabbè, allora, dai. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacione, gli auguri magari ve li faccio domani. Va bene, ciao a tutti, iscrivetevi sul mio canale se non siete ancora iscritti, seguitemi anche su Facebook e su Instagram, sempre come la dolcezza vien guardando, e niente, io e la mia pseudo Petri Dish, vi salutiamo.